Con un documento indirizzato al direttore generale dell'ASL di Salerno Antonio Squillanti, al sindaco e ai consiglieri del comune di Sant'Arsenio, al presidente del comitato dei sindaci di distretto Tommaso Pellegrino, ai sindacati, al Codacons, a Cittadinanza Attiva e al Tribunale del Malato, un gruppo di cittadini del Vallo di Diano chiede un incontro con i vertici dell'ASL per discutere e trovare soluzioni sui problemi che comporterebbe l'apertura di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa per persone dimesse dall'ospedale psichiatrico giudiziario, struttura che dovrebbe essere aperta all'interno di quella di San Vito, dove già ci sono attivi il centro diurno psichiatrico, la struttura residenziale psichiatrica ad alta assistenza con 19 posti letto, la RSA per anziani con 20 posti letto, il centro di salute mentale ed una casa di riposo per anziani autonomi gestita direttamente dal comune di Sant'Arsenio. Il compito della politica, si legge nella lettera, è programmare, prendendo atto dei bisogni dei cittadini che per quanto riguarda il territorio del Vallo di Diano sono facilmente rilevabili dalla migrazione sanitaria che per il 2011 ha raggiunto la cifra record per quanto attiene la provincia di Salerno di circa 80 milioni di euro e di questi 14 milioni sono andati in Basilicata. La delibera dell'ASL Salerno numero 564 del luglio 2012 prevede l'istituzione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa per persone dimesse dall'ospedale psichiatrico giudiziario presso la struttura intermedia in località San Vito di proprietà del comune di Sant'Arsenio, struttura il cui utilizzo è regolamentato da un apposito atto di convenzione. La collocazione della struttura, si legge ancora nella lettera, creerebbe una promiscuità di unità operative incompatibili tra di loro. Il Vallo di Diano ha bisogno di strutture fortemente integrate tra di loro dal punto di vista funzionale, quali la riabilitazione, l'ospedale di comunità, le case protette, le case di riposo, i centri diurni integrati, che devono comprendere nuclei specializzati rivolti ad utenti con esigenze specifiche dettate da situazioni patologiche particolari, come ad esempio i malati di Alzheimer, i malati terminali, i disturbi del comportamento alimentare, dipendenti patologici da sostanze e dipendenza da sostanze legali.